Buongiorno, l'argomento di oggi riguarda i debiti ereditari, i debiti del defunto. Prima però vi invito, se vi interessa, a seguirmi sui miei canali social, quindi su YouTube iscrivendovi e rimanendo aggiornati oppure su TikTok. Bene, allora parliamo dei debiti ereditari. I debiti ereditari sono quelli del defunto e questo perché può capitare che il patrimonio ereditario sia gravato da questi debiti. Si tratta di tutti i debiti del defunto anteriormente sorti anteriormente alla sua morte, alla data della sua morte, ma comprendono anche, sempre con riguardo a questi rapporti obbligatori, comprendono anche gli interessi che sono maturati dopo la morte del defunto, della persona. Il codice civile prevede una regola generale, in base alla quale, i coeredi sono, obbligati a rispondere, dei debiti ereditari, ciascuno in proporzione delle rispettive quote ereditarie. A questa regola, lo stesso codice civile prevede una eccezione, quando il testatore nel testamento ha disposto diversamente, cioè ha disposto una diversa ripartizione dei debiti ereditari tra i coeredi. Ma in questo caso la disposizione, la diversa disposizione effettuata dal testatore riguarda esclusivamente i rapporti interni tra i coeredi e non invece il rapporto esterno tra i coeredi ed i creditori. Infatti, con riguardo a questo rapporto esterno, continua a valere la regola generale. Inoltre, va evidenziato e sottolineato che i coeredi, gli eredi, sono responsabili dei debiti ereditari non soltanto con il patrimonio ereditario, cioè quello ereditato, ma anche con il proprio patrimonio personale, nel caso in cui il patrimonio ereditario risulti essere insufficiente. Va ancora aggiunto qualcosa sui debiti tributari del defunto. Infatti, i debiti tributari del defunto sfuggono alla regola generale indicata dal codice civile, cioè pagamento dei debiti ereditari in maniera proporzionale alle rispettive quote ereditarie, perché con riguardo ai debiti tributari del defunto, la legge prevede la responsabilità solidale. Questo significa che l'erario potrà chiedere a ciascun coerede l'intera somma. Ora, come è possibile, diciamo, difendere il proprio patrimonio personale dai debiti ereditari? Ebbene, la premessa è che nel momento in cui il chiamato all'eredità accetta l'eredità, si verifica una fusione tra il patrimonio ereditario e il proprio patrimonio personale e quindi si accolla i debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale. Ma vi sono due rimedi. Il primo rimedio è quello della rinuncia alla eredità, che può essere fatta espressamente entro 10 anni dalla morte del defunto, e solitamente si rinuncia all'eredità quando le passività sono notevolmente superiori rispetto all'attivo. Ma la seconda strada è quella dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. In questo modo si avrà la separazione tra il patrimonio